Ed eccoci qua, da una cornice fantastica come quella di Arquà Petrarca, provincia di Padova, zona mia, se così possiamo dire. Quel frizzantino giusto, invernale, però un sole che splende. Oggi iniziamo una nuova rubrica a cui tenevo tantissimo e sono anche contento di iniziarla con un amico. E parleremo di velodromo, campionati del mondo, strada, olimpiadi. La rubrica si chiama Pedalando con e inizierà proprio oggi con Liam Bertazzo. Ciao era a tutti. Dietro la macchina, eccolo qua. Buongiorno. Ciao. Liam. Com'è? Ciao, tutto a posto, dai. Giornata soleggiata. Meglio, dai. Se era domenica scorsa, toccava cancellare tutto. Diciamo che è giornata perfetta per condividere, ecco, un po' di chiacchiere assieme. Tu hai annunciato il tuo ritiro poco tempo fa, ritiro dal ciclismo su strada, dalla pista, ma facciamo un bel balzo indietro. Ok. Io e te tra l'altro abbiamo la stessa età, no? Siamo giovani uguali. Siamo giovani uguali, stavi dicevi un'altra roba, ti tagliavo le gomme. Siamo giovani, con più esperienza, ma siamo giovani. Perfetto. Beh. Com'è che hai iniziato ad andare in bici? Beh, allora, diciamo che io da piccolino facevo ginnastica artistica, quindi proprio uno sport completamente diverso. Ok. Da 6 a 12 anni ho fatto ginnastica artistica. Per l'età era molto duro capire cosa si volesse fare, ecco, perché a 6 anni così non sai cos'è lo sport, lo prendi come un divertimento, mentre la ginnastica... Posso dirti che è una frase che noi sportivi, allenatori diciamo sempre, ma non è scontato, eh. Quello è vero. Ripeto, la ginnastica è tanta disciplina, ogni giorno sempre... allenamento ogni giorno, poi gli allenatori comunque sono molto rigidi, molto severi, fino a quando a 12 anni un po', perché le gare erano sempre poche, sì, era troppo per me all'epoca, perché non sapendo cosa fosse lo sport, l'impegno, era un po' duro, lì c'era mio papà e mio fratello che correvano in bici, mio papà così come amatore, mentre mio fratello correva già con una squadra qua locale, la Formaggi Beni. Lì ho detto proviamo a buttarci nel ciclismo e da lì, per passione, per gioco, da lì è partito tutto ed eccomi qua, ecco, sono arrivato. È una figata che se non lo sapevo della ginnastica, è stato un grande aiuto a livello probabilmente coordinativo, a livello sportivo generale. Se posso dirti sì, perché uno mi ha dato il fisico, c'è. Perché comunque mi ha dato la struttura fisica, mi ha aiutato tanto anche in bicicletta, perché in molte cadute, diciamo, facendo ginnastica riuscivo un po' a schivarle, saltare o via dicendo, ecco, mi ha aiutato a essere un po' agile e negli anni mi è rimasta, perché ora come ora, se c'ho voglia, una verticale riesco ancora a farla senza problemi. Ecco. Quindi grazie al traino familiare hai scoperto la bici? Sei andato diretto bici da corsa o hai scoperto altre discipline? Sì, no, diretto all'epoca era solo... strada, c'era, sì, ti parlo anni 2006 circa, lì c'era solo strada, hanno iniziato anche con la pista perché il nostro allenatore della Formaggi Beni andava spesso qua al Velodromo Monti. Ok. E lì una volta c'era i campionati regionali, quartetto, un mio compagno si era ammalato, avevano bisogno di una persona che sostituisse, l'ho fatto e da lì mi sono innamorato della pista e da lì è partito anche l'amore per la pista. Il primo mondiale che ho fatto in pista era il 2009 a Mosca, sì. E da lì non è più saltato uno. Cosa, ma andare a scavare un pochettino sulle emozioni, che alla fine sono quelle che danno quel rinforzo alla carriera di uno sportivo. Mondiale di Mosca, ricordi? Sì, diciamo che quel mondiale lì... Non ci interessa i risultati. Beh, non è stato... feeling. Diciamo che all'epoca ancora non mi rendevo conto, ancora non mi rendevo conto cosa fosse un mondiale, cosa fosse un lottare per quella maglia, cioè era più come un bambino entrava in un Wonderland, vedevi tutto questo mondo fatto di diverse nazionalità, australiani... neozelandesi, cioè era più un conoscere, vedere e via dicendo. Crescendo, quando sono passato under e poi professionista, lì ho cominciato a capire, ok, qua è davvero bello, qua voglio lottarci e guardavo sempre, mi ricordo sempre all'inizio, perché la pista all'inizio era sempre
non è la pista di adesso, era poco considerata. E quindi mi ricordo sempre quell'immagine che guardavo sempre i gradini delle premiazioni. Ok. E dicevo, spero un giorno di salire. Prima esperienza di Mosca del tuo mondiale. E ovviamente, come ogni giovane atleta che prende parte a manifestazioni così, guardavi il podio, ti veniva, no, quella culina in bocca, ma lì ci arriviamo dopo. Io mi sto appassionando, no? Da CT del BMX abbiamo fatto la collaborazione con la velocità su pista, ci siamo beccati un po' di volte in velodromo, ho sbirciato un po' come ti allenavi, mi sono veramente appassionato a quel mondo. Com'è cambiata la pista? Mi interessa sia la parte un po' più emozionale di come è cambiato anche l'interesse generale verso la pista, che poi di solito è sempre collegato anche a gli investimenti, gli allenamenti, la performance. Che cambiamenti hai visto? Guarda, io la prima, io ti parlo quindi pista a livello professionistico, quindi lasciamo Chiaro. Stare i due anni da che ho fatto i mondiali da junior. Da lì all'inizio la pista non era neanche ancora tanto considerata, cioè non avevamo tanti risultati, quindi era più un gruppo di amici che andava a fare le coppe del mondo. Se riuscivamo a entrare negli otto era la gioia più bella. Ok. E per fortuna, grazie a Marco, grazie a un gruppo di ragazzi che è entrato, tra io, Consonni, Lamon, Ganna, da lì abbiamo scartezzini. Un po' il gruppo di riferimento, no? Sì. Della pista. Diciamo che siamo partiti da lì, seguendo Elia, che comunque è sempre stato Grande. Il faro. Da lì è cominciato a fare i primi risultati, da lì abbiamo iniziato a assaporare, ecco, il gusto della medaglia. Cambiati gli allenamenti, è entrato Ragato, che ci ha aiutato Diego, che ci ha aiutato un attimo a cambiare gli allenamenti, e da lì siamo arrivati ad oggi, che se posso dire, diciamo, l'Italia è il faro per ogni nazione. A proposito di varie nazioni, avete sbirciato qualcosa all'inizio? Mai. Zero. Mai. Zero subito. Allora, se c'è una piccola curiosità che posso dire, vai. Diciamo che fa ridere, ma noi con i programmi non siamo mai stati proprio l'esempio, ecco, non avevamo delle tabelle. Ma cos'è che facevano meglio gli altri? Guarda, di noi? Ma erano, diciamo, avevamo già una metodologia. Ok. Io ti dico, con Marco ci sono cresciuto, perché primo mondiale che ho fatto, che ti dicevo prima, a Mosca c'era Culinelli. Sì. Secondo mondiale l'ho fatto da junior sempre a Montichiari, il primo anno che aveva aperto la pista. Sì. C'era ancora Colinelli e Villa era aiutante. Ok. 2011 è stato l'ultimo anno di Colinelli e dopo da lì è passato Villa. No, sai perché te lo dico? Perché comunque noi nel mondo BMX alla fin fine abbiamo dei riferimenti che... Salutiamo il nostro amico in macchinone. No, abbiamo dei riferimenti come può essere l'Olanda, la Francia, quindi, e noi cerchiamo un po' di sbirciare. Per quello ti chiedo, ma allora da un lato avete fatto un lavoro ancora più grande, perché se vi siete strutturati per conto vostro con le risorse italiane a disposizione, diciamo che, no, allora sai, all'epoca 2014 l'Australia era l'esempio. L'Australia, sì. Era la nazione, sai, la nazione dei record, la nazione che vinceva tutti i mondiali. Alle Olimpiadi faceva fatica, perché gli inglesi, sappiamo, come tutti ben sanno, arrivavano alle Olimpiadi sempre perfetti. Comunque questi inglesi sono sempre... Arrivavano sempre puntuali. Noi li guardavamo un po', ma non copiavamo i loro tipi di allenamenti, non era questa ossessione. Okay. Diciamo, la differenza che è stata fatta, secondo me, è che eravamo davvero un gruppo d'amici che sognava, che ambiva a grandi risultati, ci aiutavamo, perché se uno aveva problemi ci sostenevamo, stavamo sempre vicini, e da lì un po', ti ho detto, il talento comunque c'era, delle medaglie, un po' di investimenti, ti ho detto con Diego, cambi di preparazione, Marco che comunque sai negli anni si è rodato, anche lui ci ha portato ad allenarci in maniera diversa. È stata una crescita di squadra, staff, ragazzi. È stata una crescita lenta, ma... A me interessa tantissimo la parte umana di questo ambiente, che dove sappiamo che più in alto arriviamo, più alcuni ambienti si raffreddano perché l'esigenza, la performance, la medaglia, eccetera. Però
se tu vai a, secondo me, a guardare un po' le storie di tanti sportivi di alto livello, sotto sotto la parte umana, l'emozione, il feeling con la squadra è essenziale. Questo è un po' anche un messaggio, no, da dare. Curiamo che quell'aspetto lì. Sì, è perché essenziale. Secondo me è fondamentale, è lì che riesci a ottenere risultati, perché ogni volta mi ricordo, e ogni volta prima di salire al quartetto ci prendevamo tra noi ragazzi, ogni volta dicevamo: ragazzi, oggi è la prova della vita. Ogni volta era la prova della vita. Che figata. Mondiale 2015 a Parigi, okay. Saint-Quentin, sì, ultimi sì. nel quartetto. L'anno dopo... Quella è stata un po' una... No? Sì, come è stata... Come dice, il pepe al culo, diciamo. Sì, no, è stata una... Per farti capire come eravamo noi, ecco, ci sono state delle problematiche, però abbiamo fatto ultimi. Lì c'è stata... Ho vinto la medaglia d'argento nell'americana, sì. con Elia. Quindi lì comunque c'era del materiale, ecco. I vari... Ganna non c'era neanche ancora. C'era Simo, che tra l'altro era lì riserva. E dopo, mondiale 2016, Londra, l'anno dell'Olimpiade di Rio. Sì. Arriviamo in semifinale, perdiamo, però siamo in semifinale contro l'Inghilterra di Wiggins. Record quindi italiano. No robetta. Record Guarda. Italiano, 3,57. E da lì, diciamo, è partito tutto. Da lì, un po' alla volta, abbiamo cominciato a ottenere i primi... po' di mondiali a quartetto, il bronzo a Hong Kong nel 2017, bronzo ad Appledore nel 2018 e da lì siamo arrivati. Ascolta, ma prima di parlare di importanti traguardi che hai raggiunto, che chi ti segue li conosce già, ma li raccontiamo poi più tardi, dobbiamo parlare un po' di bilanciamento tra la vita da atleta e la vita personale di Liam. Altro aspetto che a me interessa tanto è il bilanciamento tra la vita personale e quella atletica. E qual è la difficoltà per un atleta di alto livello, secondo te, gestire quelli che sono gli equilibri tra esigenza di performance sportiva e equilibrio personale? Com'è che hai trovato il tuo? Diciamo che, come ti ho detto prima, io ho trovato il mio con un gruppo di amici. Loro davvero, io ogni volta che tornavo in pista mi sentivo a casa, ogni volta che ero con loro, le trasferte, ogni volta i ritiri, era un star bene, era confidarsi, tirare su il morale, poi soprattutto, come ti ho detto, prima delle gare, sai, c'erano i nostri riti, il nostro scherzare, ogni volta dicevamo a Marco: no, abbiamo mal di pancia, non corriamo. E poi la cosa bella, come ti ho detto, è che mi è rimasta sempre impressa, che ogni volta prima di salire dicevamo: prova della vita, si fa la prova della vita. E ogni volta... Questa è la frase. Sì, mi ricordo Ganna che diceva sempre: ogni volta la prova della vita, qua dobbiamo sempre morire. Da lì, diciamo, ci siamo formati e siamo arrivati a tutti questi risultati, ecco, che... Ma è lì la differenza, essere amici prima di essere corridori. Così in diretta, come si dice in TV, in diretta nazionale, sì. Così non puoi ovviamente dirmi di no come hai già fatto le altre volte, sappi che il prossimo video sarà in BMX. Ok, mi cimenterò in questa nuova disciplina, mi aiuterai a... Tu non ti mi aiuterai. E... Ti gestisco io in pista, però tu devi provare la BMX, poi ti racconterò il perché. Torniamo molto al ciclismo. Molto volentieri. Cos'è che è cambiato secondo te? Le gare sono aumentate, la preparazione è aumentata, il materiale è aumentato e una cosa si vede anche chiara: i grandi giri li vincevano a 30 anni, adesso? 32, adesso a 23 devi vincere già un grande giro, se no non sei nessuno. E adesso da juniores devi avere già il procuratore, devi già firmare, devi essere già un professionista. Questa cosa qua mi dispiace, perché vedo un sacco di ragazzini bruciati. Bravo. E invece nel BMX, allora, nel BMX probabilmente la preparazione si inizia presto in termini di sovraccarichi, di lavoro in palestra, però fatto in sicurezza, perché comunque è un'esigenza specifica della disciplina. Però per il momento la categoria junior è ancora una categoria che, per dirti, anche nella nostra federazione è vista come una categoria di crescita, non c'è la pressione del risultato. Però frequentando un po' l'ambiente del ciclismo,
sento che in realtà su strada la pressione è alle stelle già dal junior. Adesso due anni, anzi, vediamo juniores passare già professionisti, cioè è una cosa che 5-6 anni fa era inconcepibile, adesso invece è la normalità, adesso è normale avere già preparatore, avere già procuratore a 18 anni, 17 anni, però questo secondo me va a perdere il lato umano, la bellezza del ciclismo, perché ti dico che adesso ho smesso. Sì. In tutti questi anni è bello vincere, ti aiuta, ti fa diventare quello che sei, però quando smetti le medaglie o le maglie sono ferme lì. Se in tutti questi anni non hai mai avuto la voglia, non hai mai conosciuto altre persone, cosa ti rimane? Cioè, è una parte che ho avuto parlando anche con amici, leggendo anche, che tanti campioni hanno detto che sì, io ho vinto questo, ho vinto quest'altro, però sono in depressione. Questa è una frase... Perché cioè, ti cambia completamente il mondo, perché... Perché quando chiudi il palcoscenico, ti togli la divisa... Bravo, non ti cercano più, parte non un'altra vita. Più che sei, parte un'altra vita, devi decidere cosa fare, e non sei più al centro, sì, insomma, non è così semplice, ecco. Non voglio fare una chiacchierata negativa, però... Proprio perché il mio obiettivo è un po' raccontare retroscena di tanti ruoli nello sport. In questo caso qua, tu hai avuto qualche periodo difficile a livello tuo personale, che poi sei magari catapultato nella parte della performance, dello sport, eccetera. Hai avuto qualche momento in cui hai detto, bene, adesso che si fa? Chi mi aiuta? Ce ne sono stati parecchi, però per fortuna, diciamo, la mia grande fortuna è la mia famiglia, che mi ha sempre aiutato per il lavoro che hanno, comunque... Essendo industriali, hanno sempre visto, non hanno visto problemi, ma delle soluzioni, ecco. Quindi passo per passo si arrivava, bisognava fermarsi, ragionare, da lì riprendere. Loro mi hanno aiutato moltissimo. La fortuna, come dicevi anche te, di avere una famiglia con una mentalità così profonda, sportiva, è tanta roba, perché credo che nello sport moderno quello che è il balance sportivo, personale, mentale sia essenziale, proprio perché ci sono grandi pressioni. Adesso parliamo di ciclismo, perché nel BMX fortunatamente ancora non ci sono in quelle categorie lì, di fare risultati da subito, no? A livello mentale, secondo te, quanto importante è gestire la pressione, avere anche lì una sorta di training mentale per riuscire a mettere quel plus in più sulla performance? Diciamo che adesso è essenziale. Infatti anche adesso la nazionale è cambiata parecchio, l'introduzione anche del mental coach. Sì, di Elisabetta Borgia, che è responsabile della parte mentale, che con Diego ha fatto un lavoro di performance. Che è fondamentale, perché... Ti parlo per esempio, a differenza della strada, che comunque anche in strada è molto importante, però nella pista nel quartetto hai 3 minuti di gara. Sì. Però in quelle 2 ore prima, cioè ci metti un attimo a rovinarti, ci metti un attimo a farti prendere dalla paura, ci metti un attimo a gonfiarti le gambe perché tremi e dici se sbagli e qua e là. E avere una persona che aiuta a credere in te stesso, aiuta a farti trovare la calma, secondo me è lì che fa la differenza. Tanto che, a parer mio, il mental coach sarebbe utile anche per le persone normali, a differenza dello psicologo. Dopo io non voglio entrare in merito. No, ma non siamo neanche esperti. Quindi, non siamo esperti. Cioè, è una chiacchiera. Però quello che secondo me vedo, che anche nelle persone, diciamo, passami il termine, normali, avrebbero più bisogno di una persona che faccia capire quanto sono importanti, quanto abbiamo noi le potenziali, ce le abbiamo dentro, bisogna tirarle fuori. E quindi secondo me questa figura è molto importante, perché ti aiuta a tirare fuori il meglio di te stesso. È questa secondo me la chiave di lettura, perché spesso vediamo, ti porto sempre l'esempio della BMX, che è uno sport considerato estremo, esplosivo, non hai margine di errore, perché un giro diciamo supercross, una media di 35 secondi, dove devi fare 1000 cose,
E purtroppo spesso non riusciamo a portare in alto magari degli atleti perché loro non credono di essere pronti, di essere veramente ready to fight, cioè di far la guerra, ma di farla lucidi. Perché secondo te? Perché probabilmente non hanno fatto un percorso, sì, non hanno avuto nessun aiuto da quella parte lì. Come abbiamo detto prima, lo sport di adesso devi curare il centesimo, sì. Devi curare il centesimo, quindi ogni cosa è fondamentale. Questa cosa secondo me sta alla base, perché è lì che fai il salto di differenza. Vediamo con i campioni, tanti hanno il talento, tanti hanno motore, ma se non hai la testa non vai da nessuna parte. Però posso lanciare un messaggio, poi torniamo alla tua storia, lanciare un messaggio ai più giovani. Divertitevi, perché sennò vi macinate. No, quello sì, è sempre. Io sono del parere che ridere, scherzare, quando ci si mette, diciamo, l'elmetto e lo scudo e la spada, essere concentrati, ma appena tolto bisogna ridere, scherzare. E qui mi attacco al discorso di prima, perché io vedo tanti giovani che vivono solo di ciclismo, scendono dalla bici ed è solo ciclismo. Però non è questo, non è questo lo sport, perché come ti ho detto prima. Io adesso che sono uscito da questo mondo, io adesso ho il lavoro, sono fortunato, ma se non avessi conosciuto le persone, se non mi avessi spinto un po' in là, a quest'ora sarei davvero da solo e cosa fai dopo? La cosa bella del ciclismo che ho imparato, e grazie ai viaggi, grazie alla pista, è l'opportunità di vedere culture, mentalità diverse. E questo è tanta ti aiuta, roba, eh? Questo no, posso confermare questo anche da aiuta. Parte personale. Cioè, questo ti aiuta perché noi, persone normali, portiamo all'interno del nostro bagaglio diverse mentalità, che ci fa fare quel salto di, tra virgolette, di qualità, dopo anche nella vita di tutti i giorni, abbiamo la possibilità di affrontare le problematiche con ottiche diverse. L'uomo, le esperienze, le emozioni sono le cose più belle che ci sono. Bravo. Cioè, perché le medaglie rimangono lì, le persone ci sono. Se tu vai in Colombia, se tu vai in Francia, se tu vai in Argentina e conosci degli amici, finita la bicicletta, ehi, ciao, come stai? Possiamo trovarci? Che figata. Questo ti dico per tirare un po' di acqua al BMX. Sono di parte, lo so, ma è così. Questo aspetto qua delle amicizie su BMX è esponenziale. Il fatto di sentire, di mandarsi un WhatsApp alla fine, tu sei in Italia, sei ancora a Padova, mandi un WhatsApp a un tuo amico in Colombia, cioè per me è una roba, una figata pazzesca. Sei messo con l'inglese? Beh, io me la cavo. As gone away, as gone away, as away. Famosissima frase. Non ho problemi. Mi raccomando, sempre più giovani. Inglese minimo. Indispensabile. Dialetto veneto cosa sempre? Dialetto veneto sì, quello sì, però... Abbiamo fatto una chiacchierata su quello che è un po' il ciclismo moderno, quello passato, come è cambiato poi nei vari anni, dall'inizio della tua carriera ad oggi. Soprattutto sei un campione del mondo, sì, ci racconti un po' com'è andata? Diciamo, allora, se... Mondiale sì, è stata un'esperienza unica, molto difficile perché è stato l'anno delle Olimpiadi di Tokyo. L'emozione, ti svegli la mattina e sei campione del mondo, sì, che vuol dire? Bella emozione, però non sento un feeling, un qualcosa di particolare. Mi rendo orgoglioso, però il brutto anche un po' del ciclismo è che il giorno dopo devi sempre ripartire da zero. E devi sempre mostrare, sei campione del mondo, devi sempre mostrare. Ovvio. Per me è stato un sogno, perché tutti quegli anni vedere i gradini, vedere quella maglia bianca. Quel famoso gradino di Mosca iniziale. Vedere quella maglia bianca e iridata è una cosa stupenda, ecco. Però non ti ha dato quel hype per parlare in maniera un po' più gergo? Allora, non so se sono un po' io che tendo a stare nell'umile, non voglio esaltare, però sì. Bellissimo, perché diciamo ha dato la ciliegina alla mia carriera, mancava una medaglia olimpica, però vabbè, è andata così. Però ti dico, era venuto anche in un momento un po' particolare, perché col discorso di Tokyo, poi sai, ero dentro il quartetto che aveva vinto le Olimpiadi, quindi la sera prima, il giorno delle gare, dicevo sai, se sbaglio è colpa mia, perché sono io quello che non ha vinto le Olimpiadi. Questa è la famosa pressione che dicevi prima, che non so per gestire, no?
Io ti dico, la sera prima della finale non riuscivo a dormire, facevo fatica, poi ho detto se sbaglio. Quante ore hai dormito? Ah, avrò dormito 4 ore se va bene. Dicevo se sbaglio e se magari è colpa mia perché sono io che non sono olimpico e via dicendo. Quindi sì, è stato molto, molto intenso. Ma gli attimi prima di entrare in pista, gli attimi prima di conquistare questo grande mondiale, a parte la notte prima, se posso dirti, visto che parli di emozione, parlando sempre di mondiale, il mondiale che non ho vinto, ho rischiato di vincere l'americana con Elia per un punto, che a parità, cane, tanto. A parità di punti avremmo vinto noi, quindi okay. Là, per dirti, è stata l'emozione più grande, perché era a Parigi, Saint-Quentin. C'erano i miei genitori sugli spalti. Che bello. E è stato un argento, per me era come vincere un oro. E essere lì, salire sul gradino, vedere i miei genitori che piangevano, è stata davvero un'emozione unica. E se posso dire, quel ricordo è il ricordo più bello che c'ho. È finita la premiazione, sono salito negli spalti, sono andato da loro e ho dato la medaglia e con loro che mi abbracciavano, piangevano, con tutti gli altri tifosi che ci hanno applaudito, ecco, quello lì è stato il ricordo più bello. Io credo che questa cosa qua la potrai raccontare veramente per tutta la vita. Sì, perché ti dico... Cioè, ogni volta che te la racconti, secondo me ci torni, no? In quel momento. Sì, perché per me i miei genitori sono stati sempre un faro. Quando mi chiedevano chi è il tuo ciclista a cui ti ispiri, dico sempre mio papà. Che grande. Ascolta, ma tu prima mi hai accennato, oltre al discorso del mondiale, al fatto che hai vissuto un'Olimpiade, sei stata una riserva olimpica, sei stato parte di una missione che noi da appassionati abbiamo ovviamente guardato con la pelle d'oca, di una missione portata a termine nel migliore dei modi. Come l'hai vissuta? Diciamo, stato dolce amaro, ecco, perché mi sarebbe piaciuto ovviamente, perché noi nel 2016 abbiamo fatto Rio e da lì c'è partito la voglia, vogliamo arrivare a essere competitivi. A Rio avevamo fatto sesti. Lì a Tokyo Marco mi aveva già detto che andavo lì come riserva. Io ci speravo sempre nel poter correre. Tu comunque eri pronto alla battaglia, eri carico, ovvio, pronto. ovvio, perché ti ho detto, dopo che mi ero rotto la schiena, è stato il mio obiettivo quello di poter credere, volevo, ambivo arrivare a Tokyo, perché era il mio obiettivo maggiore. Quindi io mi sono operato nel 2020 all'ernia L5S1, avevo iniziato a perdere sensibilità della gamba, non riuscivo più a stare in piedi, cioè arrivato al punto di dire voglio vivere, anche perché sai, a 28 anni volevo vivere. Da gennaio 2020 fino ad arrivare a agosto 2021 ogni mattina mi svegliavo dicendo io voglio arrivarci. Prima di partire per Tokyo Marco mi ha detto guarda, io ti porto però sarai come riserva. Io comunque parte del gruppo, con i ragazzi ci sono cresciuto. Non li abbandonavo, ovviamente. Bravo. Ci speravo, perché sai... Beh certo, da alto livello ci sta. A morire. Ho fatto anche un po' da mental coach, perché Milan, che è il ragazzo più giovane, grandissimo potenziale, i primi giorni là ero un po' saltato di testa in camera con me, quindi ho dovuto molte volte calmarlo, perché è un po' una testa calda, ho dovuto un po' calmarlo, che sono un po' gli equilibri di squadra, anche sì, solo per un discorso di età, sì, difatti, di esperienza. Ecco, no? Difatti all'interno del gruppo ho sempre cercato di essere quello che tenesse un po' tutti uniti, quello che diciamo il più vecchio alla fine. Mi ricordo ero in camera con Piero Baffi, Fred Morini e Milan. Ok. Milan ogni tanto era un po' saltato e diciamo... Perché era carico, vorrei entrare. Cioè, era particolare, però dai, ho aiutato un po' a tranquillizzarlo, poi la gara è andata come è andata, felicissimo per loro perché poterli vedere lì, per me, ok. Però di essere parte di un'equipe, di una squadra, vuol dire anche questo, perché tu hai detto, io sapevo di essere riserva, però mi sono caricato comunque... Alla fine ero lì con loro, cioè io ero pronto, mano, io ero pronto, è questa, no? Sì, io ero pronto comunque e facevo qualsiasi cosa per loro, perché ti ho detto comunque non ho raggiunto il mio sogno, però era il sogno nostro e soprattutto da dove siamo partiti ad essere gli ultimi siamo arrivati all'apice. Proprio perché mi piace sbirciare un po' nel backstage, no? di questi mondi qua.
uno o due aneddoti che nessuno sa, quindi lo sapranno tutti adesso, di quell'Olimpiado, del Mondiale, ma qualcosa di da bar, come si suol dire. Cosa c'è successo qualcosa? Qualche screzio, qualche scherzo a qualche ragazza, non lo so. Raccontaci qualcosa, no, perché non si sa mai niente di quello che succede dietro. No, diciamo che qualcosa in particolare non c'è. Ti ho detto, a parte Milan che era un po'... Diciamo, ecco, cioè, Milan dopo due giorni voleva tornare a casa, ecco, io Jonathan, questo ti dico. Non lo conosco di persona, ma se vedo sto video qua, cioè, ci blocca. Ci blocca, ma vabbè, ma no. Dopo due giorni Jonathan... Johnny lo chiamano, sì, no? Ciao Johnny. Ciao Johnny, ti saluto. Dopo due giorni Johnny voleva tornare a casa, ecco, ti dico solo questo, ecco. Dopo due giorni Johnny voleva tornare a casa. E invece l'avete convinto a star lì e è arrivato un oro. Così. Sì, quindi dai, alla fine è andato. Uscendo un po' da questo racconto dell'Olimpiade, del Mondiale, consiglio anche un po' per chiudere questa chiacchierata qui. Abbiamo parlato di giovani. Raduniamo un po' i concetti da consigliare a un atleta giovane, che può essere BMXer, può essere mountain biker, un pistardo, un ciclista su strada, può essere qualsiasi altra disciplina, oppure un ginnasta come eri tu da bambino. Quello che posso dire innanzitutto in tenera età, divertitevi. Questo secondo me è fondamentale, divertitevi. Mettetevi un obiettivo, la differenza si fa ogni giorno a piccoli passi, e a distanza di tempo vedrai il cammino che hai raggiunto. Però nel viaggio, nella tua da A a B che vuoi arrivare, goditi ogni momento. Esatto. Brutto o bello che sia, goditi ogni momento, perché non tornerà più. In certi momenti è fondamentale mollare, staccare la testa. Come si dice, tirare il fiato, staccare la testa, godersi il momento. E rilassarsi, perché la testa è fondamentale, è lì che fai la differenza. Un'altra cosa che secondo me è fondamentale, attenzione, scoop. Bisogna sbagliare, bisogna sì. Assolutamente sbagliare, e sbagliare, ammettere di sbagliare non è un problema, è segno di maturità, è segno di essere un uomo, perché sbagliando si impara. Io, per dirti, la schiena, sì. Esempio mio. Tutti diranno, sai, che sfiga quella. La schiena mi ha insegnato tantissimo. Mi ha insegnato ad avere più cura, più attenzione, stare più attento ai particolari. Mi ha fatto diventare, tra virgolette, più forte. Ho sofferto di più, però va bene. Però guardando un po' la parte emozionale, come una grande salita, durissima, soffri, gambe che bruciano, fiato corto. Però cavolo, quando arrivi su... È la cosa più bella. No, ma sono d'accordo. Il problema è quello che tanti ragazzi adesso, se sbagliano, se va male una gara, è finito il mondo. No, non è così. La batosta, tra virgolette, di Tokyo che non ho corso, l'ho presa come motivazione per essere preparato al 120% per il mondiale, ed è arrivato il mondiale. Ascolta Liam, qua il vento si è alzato. Sì. Ci stiamo congelando. Sì. Io direi che... Intanto grazie, è stata una chiacchierata veramente interessante e stimolante, spero lo sia anche per chi ci ascolta. Io ti proporrei due o tre sprintini, sì. E poi andiamo a mangiare qualcosa di caldo. Molto volentieri. Ok? Molto volentieri. Grazie, alla prossima, ciao! Ciao!